primo caso di coronavirus registrato in Piemonte. I test che hanno dato esito positivo sono stati svolti a Torino dagli specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia. Il paziente è un torinese di 40 anni, non è un focolaio piemontese ma lombardo. I familiari dell'uomo sono sotto osservazione, il torinese ha un po' di febbre ma è in buono stato di salute. Sono una quindicina in Piemonte i casi di pazienti sottoposti ad accertamento per sospetto coronavirus. Nessuna segnalazione per i territori delle ASL VCO, Novara e Ospedale Maggiore. A seguito dell'allarme coronavirus, Global Pesca annulla l'annuale evento GPEX 2020 che era in programma da domenica a mercoledì 26 a Stresa all'Hotel Regina Palace. Erano attese almeno 4.000 persone. Intanto sono iniziati oggi da parte della polizia locale di Premosello Chiovenda gli accertamenti sui 26 cittadini di nazionalità cinese residenti in paese. I vigili stamattina hanno registrato una persona rientrata ai primi di febbraio dalla Cina attraverso Parigi, dove era stata controllata, che sta bene, riferisce il sindaco Giuseppe Monti. Sono convinto che il nuovo ospedale si possa e si debba fare. Dom è l'unica area idonea, ne beneficeranno certamente i territori limitrofi ma anche tutta la provincia. Lo si può fare in 5 anni ma tutti i soggetti coinvolti devono lavorare in modo efficiente. Così il sindaco domese Lucio Pizzi, ospite al Sasso nello Stagno, il nostro settimanale condotto da Maurizio De Paoli. La Giunta regionale del Piemonte ha approvato la delibera che alloca 10 milioni di euro sui fondi del PSR 2014-2020 a favore delle aree ricomprese all'interno della Strategia Nazionale delle Aree Interne. Vi è anche l'Ossola attraverso l'Unione Montana Valli dell'Ossola. Oggi finalmente si iniziano a vedere i primi risultati concreti del lavoro istruito negli anni precedenti, commenta l'onorevole PD Enrico Borghi. È stato un progetto che abbiamo voluto fortemente con l'allora ministro Barca. Il vicepresidente dell'Unione Stefanetta, ora chiediamo alla Regione un ulteriore sforzo nella concretizzazione e nell'adozione finale dell'accordo di programma quadro dell'Ossola. Nuovo mammografo per il COC di Omegna 3D. Va a sostituirne uno precedente, consente accanto alle mammografie anche l'esecuzione di esami di tomosintesi. 200.000 euro il costo, sostenuto dal centro ortopedico di Quadrante. Sarà impiegato per esami prescritti dal medico, ma anche nell'ambito del progetto Serena per la prevenzione del tumore al seno. È un'apparecchiatura di ultima generazione che va ad affiancarsi a quelle già presenti presso gli ospedali di Verbania e di Domodossola.